Con questo piano caldo un importante incremento sotto il profilo quantitativo e qualitativo, a cominciare dai posti a disposizione giornalieri. Sì, come giustamente ricordava il servizio, noi abbiamo concentrato la nostra attenzione su alcuni aspetti fondamentali. Innanzitutto parliamo di piano caldo e non di emergenza caldo, quindi ci siamo mossi per tempo. Il 21 giugno sono iniziate tutta una serie di iniziative. Dal primo giorno dell'estate, esattamente. Tutta una serie di iniziative concertate anche con i municipi e con le associazioni di volontariato. A livello di Roma Capitale noi ci siamo concentrati sugli anziani e sulle fasce più fragili, che sono i senza casa, senza dimora, chi vive in strada. Per gli anziani io vorrei far vedere qui, perché abbiamo iniziato anche una campagna di affissione e abbiamo scelto anche una modalità semplice per comunicare con gli anziani, per ricordare quei consigli che anche il medico del nostro servizio. Quindi ce li elenchi, questi, insomma, i soliti consigli che sentiamo poi. Noi li abbiamo chiamati consigli spassionati per ex giovani, quindi parliamo di uscire di casa nelle ore meno calde, questo è chiaramente il consiglio, bagnare il viso, braccia e polsi, idratarsi e bere molto, conservare al fresco i farmaci, questo è un aspetto per gli anziani molto importante per ricordare, rinfrescare gli ambienti, ridurre l'attività fisica. Oltre queste iniziative di campagna, diciamo, di comunicazione, che parte sia dall'affissione, che l'uso anche la mia presenza qui stasera, di cui vi ringrazio, che l'uso anche dei social, c'è poi ci sono delle iniziative concrete proprio per gli anziani, mi veniva ricordata la Oasi, ma anche c'è una collaborazione che io vorrei ricordare con la Presidenza della Repubblica per l'uso appunto di Castel Porziano, e vorrei ricordare anche le tante attività che vengono realizzate sul territorio anche dalle associazioni. Noi le abbiamo messe in rete tra loro e quindi c'è una grande offerta. Poi per le fragilità abbiamo scelto di incrementare i posti disponibili. Qui vorrei ricordare che tutti noi possiamo fare la nostra parte. Abbiamo già lanciato dei comunicati dicendo: se vedete persone in difficoltà, chiamate. Noi abbiamo un numero verde gratuito della Sala Operativa Sociale, che ricorderei che è l'800 44 0022, e questo è un numero operativo 24 ore su 24 ore. Possono uscire delle unità di, appunto, sì, sostanzialmente operatori sociali. si segnalano le persone in stato di bisogno, quindi anche i cittadini sono partecipi, sì, in questo. Tra l'altro tutti i servizi che noi mettiamo a disposizione sono gratuiti, quindi questo occorre ricordarlo, insomma. Ecco, ha accennato alle OASI, sono state organizzate queste OASI presso la piscina della Casa di Riposo di Roma 3 per 12 settimane, sì, da lunedì al venerdì. Sì. Questa è un'esperienza che noi abbiamo già monitorato l'anno scorso, per l'estate dell'anno scorso. Abbiamo trascorso tra l'altro con gli anziani proprio il Ferragosto, e lì troviamo una situazione molto importante, perché è aperta sia diciamo alle persone che sono ospiti della casa di riposo, ma anche agli anziani che ne fanno domanda. Quindi il municipio in questi giorni, Roma Capitale, sta raccogliendo appunto queste domande. È una soluzione importante, perché all'interno tra l'altro dello stesso complesso c'è anche una casa famiglia per madri con bambino, quindi c'è anche la possibilità, e questo è uno dei messaggi che noi vogliamo dare, di lavorare molto insieme. Quindi anche l'Oasi, che è pensato per gli anziani, però ci sono anche dei ragazzini, anche delle famiglie che possono partecipare, proprio perché ci troviamo in un contesto particolare che abbiamo voluto dedicare appunto a chi ha in questo modo la possibilità di andare in piscina a Roma e di trascorrere quindi delle ore in compagnia e appunto in un contesto molto bello, tra l'altro. Ecco, la cosa possiamo dire che troviamo interessante di questo piano caldo, che l'obiettivo ovviamente non è solo quello di offrire un riparo alle persone più bisognose, un riparo accogliente, ma anche quello proprio di avviare un percorso a breve termine per un recupero dell'autonomia, se così, sì, possiamo dire. Sì, guardi, noi stiamo facendo un ragionamento complessivo sul sistema di accoglienza di Roma Capitale. Innanzitutto lo sforzo di Roma Capitale è veramente notevole per tutte le fragilità. Ecco, noi non facciamo differenza tra le fragilità. Stiamo cercando quindi proprio di riformare, stiamo riformando il sistema dell'accoglienza. Quindi abbiamo fatto delle scelte, come appunto lei sa, negli ultimi mesi importanti a favore delle politiche sociali di questo territorio, quindi delle scelte a favore dei cittadini e delle cittadine, e parte di queste scelte le ritroviamo anche in questo piano caldo, perché in questo periodo aumentare i posti a disposizione significa aumentare i fondi a disposizione proprio per chi ne ha più bisogno, quindi a sostegno delle fragilità. Quindi ricordiamo le cifre: dai 243 nel 2016 ai 345 del 2017. Facciamo una cosa, assessore, abbiamo fatto un giro a testaccio per sentire anche come i romani, i testaccini in questo caso, si stanno difendendo dal caldo. Sentiamo l'intervista. Mi sventolo, c'ho di tutto, c'ho questo, c'ho il ventaglio, non se ne può più. Che facciamo?
non lo so. Voi come fate con il caldo? Bagno al mare? Non mi pare, state qua. Nonostante il caldo, insomma, la spesa va fatta. Ma certo, assolutamente. Questo è un mercato prezioso, poi, comunque, dove si trovano delle cose particolarissime. Quindi io abito in zona, comunque ci vengo molto spesso. In queste giornate, però, ha cambiato le sue abitudini quotidiane? Assolutamente no, faccio sempre le stesse cose. Io poi ho 4 cani che ho appena lasciato a casa, quindi devo comunque uscire, sono condizionata nella mia cadenza di giornate, insomma. Come si sopravvive a queste giornate di caldo torrido? Cercando dei posti all'ombra, possibilmente un bar dove si può consumare una bibita fresca e poi tanta pazienza. È a conoscenza di tutti i servizi proposti, insomma, dal Comune di Roma per l'emergenza caldo? Tipo? Quali servizi? Ad esempio le oasi dove si può andare in piscina. No, sono idee interessanti, però sinceramente ancora non l'ho sfruttate. Non l'ho sfruttate, però sono cose intelligenti, insomma. Fondamentale bere molto. Poi fondamentale giustamente bere molto. Infatti noi oltre al caffè siamo fatti una bottiglietta di acqua fresca. Una ricetta fresca, un'insalata di pomodori, una caprese. Classico, il classico italiano, insomma. Basilico, pomodoro e mozzarella. Sono i nostri colori, il nostro piatto, insomma. Insalata di mare, polpo, oppure l'insalata di polpo e patate, piatto freddo. Qual è la sua ricetta per superare queste giornate? Io esco alle 6 delle mattine e vado a fare una passeggiata. Poi sono alle 8 in piscina. Poi sono andata a casa, ho un pochino cucinato e adesso ho rifatto la spesa per domani. Ecco, ho comprato la carne e adesso... Il Campo Italia ha detto state vicino alle persone con più difficoltà. Ci sta Sant'Egidio che mi manda sempre. Io ho 79 anni. Non è che sono giovanissima, però abito qua, non è che abito lontano. Quindi da una mano? Agli altri. Lei per sconfiggere il caldo va in bicicletta? Non è per sconfiggere, non è che vado in bicicletta per sconfiggere, vado in bicicletta perché mi piace e mi alleno. E il caldo come lo sconfiggo? Esco la mattina presto, alle 7 già sto in bicicletta perché rientro prima, è normale. E con l'acqua, acqua, bevo molta acqua. In casa non metto l'aria condizionata perché mi fa male, però ho i ventilatori, basta. Lei invece vedo che ha un fazzoletto, insomma, per sopportare queste giornate. Sudo, fa molto caldo e purtroppo quando fa caldo un po' fa niente. Niente, e come mi metto a casa sotto il ventilatore. Solo così lo può fare, poi devi stringere i denti e sopportare. Assessora, sembrano comunque preparati i cittadini. Sì, per fortuna, nel senso noi sappiamo che la preparazione e la prevenzione è uno degli aspetti fondamentali in questo momento, quindi anche veramente chiedo ai cittadini di Roma, a chi ci abita proprio anche molto col passaparola, anche azioni di solidarietà quotidiana. La signora intervistata faceva riferimento a un'esperienza per esempio che è sul nostro territorio da tanti anni e che noi stiamo studiando per capire come diffondere anche in altre zone, l'esperienza di Viva gli Anziani che la comunità di Sant'Egidio realizza anche insieme a Roma Capitale, con forte sostegno da parte di Roma Capitale, che affianca gli anziani delle zone però centrali di Roma. Noi siamo andati appunto a studiare questo modello di intervento che prevede proprio una presa in carico personalizzata, gli anziani vengono chiamati, vengono contattati e c'è anche un lavoro di rete sulle prossimità, quindi è molto importante anche che se abbiamo un vicino anziano delle cose, cioè stringiamo queste reti perché in questo momento ne possiamo fare molto, quindi c'è anche un appello proprio alla solidarietà e tra l'altro appunto c'è il bollettino del Carone, chiaramente viene quotidianamente monitorato, quindi c'è un lavoro di monitoraggio quotidiano sulla situazione e il Campidoglio su questo sta intervenendo tutti i giorni, insomma. Ecco, passiamo a un altro argomento caldo, tanto per restare in tema, il piano Rom. Riepilogando, si parte a novembre 2017 e massimo entro il 31 dicembre 2020 i campi La Barbuta e Monachina dovranno essere chiusi con le famiglie avviati a percorsi di autonomia lavorativa e abitativa ben integrate nel tessuto sociale ed online il bando. Sì. È stato pubblicato il 7 luglio questo bando, è stata veramente una grande sfida ed è una grande sfida per Roma Capitale. Noi sostanzialmente stiamo facendo qualcosa di diverso
diverso da quanto è stato fatto finora per le popolazioni rom, sinti e camminanti. Innanzitutto noi vogliamo che non ci siano più campi su Roma e partiamo con questa sperimentazione che viene finanziata attraverso dei fondi europei, dei fondi che quindi possono, sono dedicati espressamente a queste popolazioni e non potrebbero essere utilizzati per altri. Noi quello che siamo 3.800.000 euro. 3.800.000 euro e che sono proprio dedicati dall'Europa al superamento dei campi. Allora ricordiamo, questi campi sono dei propri e veri ghetti, chiunque li conosce può confermarlo, che sono negativi per le persone che ci abitano all'interno e per le persone che ci abitano intorno, quindi c'è un problema proprio di emergenza sociale, come ben sappiamo. Quindi noi abbiamo deciso prioritariamente di intervenire su questo tema, era stato anche uno degli impegni proprio della sindaca Raggi e di questa giunta. Quindi abbiamo elaborato un piano e per la prima volta Roma Capitale ha un piano che rispetta quello che è previsto dalla strategia nazionale, che ci dice sostanzialmente che noi dobbiamo agire su diversi elementi per migliorare la situazione. Dobbiamo agire sulla scolarizzazione dei bambini e dei ragazzi, dobbiamo agire sull'accesso alla salute, sull'occupazione e sull'abitare. Quindi noi abbiamo tenuto insieme questi quattro elementi, li abbiamo elaborati insieme a esperti internazionali, esperti nazionali, con l'aiuto anche dell'Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziale, e abbiamo studiato per mettere a frutto e a sistema le migliori prassi. La situazione dei campi rom ha portato a un enorme spreco di denaro pubblico negli anni, che non è andato sicuramente a vantaggio delle popolazioni rom, sinti e camminanti. Quindi noi abbiamo rotto con il passato, sono stati tra l'altro revocati dei bandi che erano già stati pubblicati, e abbiamo in questo momento un programma che seguiremo passo passo per arrivare al superamento dei campi rom. I due campi al quale lei faceva riferimento, per il quale c'è il bando, prevedono che cosa? Allora, innanzitutto questi campi sono stati creati su base etnica, cioè significa che lì non ci abitano delle persone che sono necessariamente in situazione di difficoltà e che quindi hanno bisogno dell'assistenza dell'ente locale, in questo caso di Roma Capitale, ma ci sono delle persone che sono state costrette negli anni ad abitare in quella situazione, a stare in quei campi. Allora, prima di tutto noi dobbiamo fare un ragionamento famiglia per famiglia, è quello che abbiamo già iniziato a fare, e dobbiamo analizzare la situazione anche patrimoniale delle famiglie. Quindi, tanto per essere chiari, nel piano e nella sperimentazione non entreranno tutte le famiglie che sono in questo momento anche nei due campi, entreranno le famiglie più fragili, e anche queste famiglie più fragili, che significa fragile dal punto di vista della presenza di minorenni, di persone con disabilità, anche queste famiglie fragili faremo un'indagine dal punto di vista patrimoniale, perché tutti quelli che possono con le proprie forze uscire dal campo potranno uscire dal campo in questo momento, mentre il piano si rivolge soltanto alle famiglie fragili. Ritiene che il tema possa rappresentare sostanzialmente anche una bomba sociale, a giudicare anche dalle situazioni che si sono verificate in questi giorni? Guardiamo l'incendio di ieri, le faccio leggere questo titolo della Repubblica, perché c'è la rabbia dei residenti dopo l'incendio di ieri, via le baracche rom. Quindi sostanzialmente il cittadino chiede una risposta da questo punto di vista, roghi tossici e insomma tutto quello che in qualche modo sta tormentando anche la capitale. Allora, innanzitutto noi non dobbiamo evitare, mi scusi, lo dico con un'estrema sintesi, la guerra tra i poveri. Quindi noi non stiamo facendo delle scelte a favore della popolazione rom, sinti e camminante piuttosto che straniera rispetto alla popolazione italiana. Noi stiamo facendo un ragionamento rispetto alle fragilità. Quindi l'ente locale deve prendersi carico delle fragilità italiane, straniere, qualunque esse siano. Quindi noi, ad esempio, in queste ore proprio stiamo ultimando un piano straordinario per le fragilità abitative, che riguarderanno tutti, perché tutti coloro che hanno diritto ad avere un sostegno da Roma Capitale devono averlo. In questo momento noi, nelle situazioni estreme, non siamo in grado di dare delle risposte alle famiglie, dobbiamo dividere le famiglie, abbiamo delle possibilità di madri con bambini e i padri da un'altra parte. Quindi per questo abbiamo dato priorità, e è un lavoro appunto che verrà presto approvato insomma in giunta, ad un piano straordinario proprio per l'emergenza abitativa, relativo in particolare alle fragilità. Quindi la risposta che io mi sento di dare insomma ai cittadini romani è che noi stiamo facendo passo dopo passo una grande operazione per fare ordine e per tornare a garantire una legalità che non mettiamo soltanto nelle premesse dei nostri discorsi o dei nostri documenti, ma che caliamo poi all'interno dell'operato quotidiano. Quindi noi stiamo cercando di sfruttare tutte le risorse economiche
economiche che abbiamo a disposizione e che possiamo attivare, per esempio anche per i fondi europei. Stiamo facendo un ragionamento su come appunto attivare ulteriori fondi europei, e ho una buona notizia anche da dare, proprio che è arrivata in queste ore, che per esempio attraverso una programmazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che prevede la presa in carico dei nuclei in difficoltà e quindi chi si trova in povertà assoluta, siamo riusciti ad avere 7 milioni e 800 mila euro proprio per rafforzare la rete dei servizi sociali e dare delle risposte concrete alle famiglie che vivono sui nostri territori, un obiettivo che abbiamo a lungo perseguito, e in questi giorni appunto è stato approvato il decreto da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per Roma Capitale. Queste sono una serie, do degli esempi per dire come noi ci stiamo muovendo con delle azioni di sistema che monitoreremo passo passo, però ci sono delle risorse che possiamo utilizzare che non sono state finora neanche attivate e che noi invece vogliamo utilizzare per migliorare la situazione dei cittadini tutti. Ecco, e su questo, anche per esigenze di tempo, qui la saluto, grazie all'assessora Laura Baldassare. Per chiudere anche il tema, sentiamo proprio la sindaca Raggi su questo argomento che oggi ha parlato in audizione in Commissione Periferie presso la Camera dei Deputati. Grazie ancora. Grazie a voi.